Kanzaki! Urumi Kanzaki, fatti vedere! Perché anch'io devo conciarmi in questo modo? Kanzaki! Scendi subito, mi hai sentito? Murai, secondo te il tizio laggiù? Sì, non c'è alcun dubbio, si tratta di Onizuka. Mi piacerebbe sapere cosa hai in mente. Che farai, Kanzaki? Il professore sta chiamando te. Ah, che stupidaggini! Cosa speri di ottenere creando tanto scompiglio? Veramente quella brava a creare scompiglio sei tu, Kanzaki! Monta su! Ti porterò sul luogo della lezione speciale! Lezione speciale? Esatto! Non puoi saltarla! Fa come ti pare! Presto, vada a fare il suo dovere, professor Fukuroda! In questo frangente sarebbe più opportuno che fosse un responsabile a parlare con lei! Ci deve andare loro. Lei! Un semplice insegnante... Ehi, hey, se ne stanno andando via! E adesso che cosa facciamo? Se ne sono andati! Ci perderemo tutto! Seguiamoli! E come? Se non l'hai notato, quelli sono in moto! Evviva! Il cielo ha ascoltato le mie preghiere! Oh! Vice direttore! Vice direttore! Sì? Sposti immediatamente la sua cresta! Eh? Dei mototeppisti stanno cercando di rubargliela! Come? Ripeto, sposti immediatamente la sua cresta! Quei delinquenti vogliono portare via la mia cresta! E appena uscita dalla carrozzeria non lascerò che la tocchino nemmeno con un dito! Ah! Non pensavo che qualcuno cadesse ancora in questo trucchetto. Ora prenderemo le sue chiavi. Voi, che state facendo? Proprio al momento giusto. Eh? Adesso ti è venuta un po' di paura, Kanzaki? Che dici, cominci a pentirti di quello che hai fatto? Quel manichino aveva uno scopo particolare? Sta zitta, serviva solo a tirarmi su il morale. Non l'hai trovata divertente? Non mi fa ridere! Eh? Se speri di farmi pentire spaventandomi, sappi che è un inutile spreco di energie. Sono una persona che non ha paura di niente. Prima che sopraggiunga la paura, subentra la spiegazione logica. I fantasmi sono illusioni che nascono dall'autosuggestione. Gli UFO sono riconducibili a semplici sfere di plasma. Le maledizioni sono un effetto placebo al negativo portato all'ossessione. Posso spiegare anche la morte. Professore, immagino che ti abbiano detto di mio padre. È la verità. Mia madre non aveva intenzione di sposarsi, ma voleva comunque avere un figlio intelligente e così sono nata senza alcuna storia d'amore. Insomma, io sono un semplice composto di proteine. In fondo, che cos'è un uomo se non un'arca di proteine? Quando sopraggiunge la morte, di noi resta solo una massa di proteine. Niente più di questo. Se non ci si aspetta qualcosa dopo la morte, non si può temere nulla. Capisco. Quindi non c'è modo di spaventarti? Sì, esattamente. Però avevi paura di essere abbandonata dalla maestra Fujimori, ho ragione? Ma che cosa stai dicendo? Smetti di dire stupidaggini! Allora spiegami perché andavi a studiare a casa della maestra Fujimori. Perché avevo una grande sete di conoscenza. Mi dava nozioni che andavano oltre il livello delle medie. Stai mentendo. E come fai ad affermarlo con tanta sicurezza? Se avessi voluto, avresti potuto benissimo studiare per conto tuo. È così che hai fatto dopo, no? Basta con questa storia delle proteine e delle arche. La verità è che tu desideravi che la maestra Fujimori ti facesse da genitore. Non è vero, le tue sono tutte stupidaggini! Non dire così. Sai meglio di me che è questa la realtà dei fatti. Tu volevi un posto in cui tornare, una casa dall'atmosfera calda in cui essere accolta. Ciò che ti ha inferto la sofferenza più grande è stato il fatto che la maestra Fujimori si è allontanata da te. Non dire idiozia. Se è vero che sei un genio, perché fai tanta fatica a capire? Vedrai, ti dimostrerò che sei soltanto una mocciosa delle scuole medie! Sicura che va tutto bene? Non parlarmi adesso, non dovevate farmi guidare. È da quando ho preso la patente che non mi metto al volante di un'auto. Guardate! Sono lassù! Non è possibile, quella strada è...
aspetta, che vorresti fare? Andremo insieme in un posto che si chiama L'Altro Mondo. Anche se sono riuscito a diventare un insegnante, gli alunni non mi rispettano e non ho nemmeno trovato una ragazza. A dire la verità, anch'io mi sono stancato di vivere. Ah, ho capito! Frenerai appena prima della fine della strada. Per quanto tu ci provi, mai e poi mai riuscirai a spaventare... Hai detto di non avere paura, giusto? Prima o poi tutti gli uomini devono morire. Andiamo verso la morte con il sorriso, Kanzaki! Accidenti, si è buttato! Oh no, non ci professor credo! Professor Onizuka! Onizuka! Professore! Professor Onizuka! Professore! Sei ancora vivo, Eikichi! Forza! Tiriamoli su! Tutti insieme! Forza, ragazzi! Ancora un po'! Bene! Forza, ci è mancato poco! Stavamo per diventare davvero un ammasso di proteine, dico bene? Ma tu guarda, chi è che non aveva paura della morte? Se c'è una cosa che non sopporto sono quelli che credono di aver capito tutto quando non è vero. Sono dei vigliacchi. Sono dei vigliacchi che hanno paura persino di vivere. Mamma mia, questa volta ha veramente esagerato. Oh, mi ha spaventato sul serio. L'auto! Fermiamola! Presto! Ehi! No! Corriamo! L'hai combinata bella. Chi si immaginerebbe una lezione più speciale di questa? Comunque, ora mi sento più tranquilla. Sarà anche perché in questi ultimi anni non mi era mai successo di piangere così forte. Beh, avete visto che ha fatto che ci fa? Allora che si fa? Kanzaki, vorresti che tornasse tutto come una volta, vero? Non c'è che dire, Onizuka è sempre un grande. Intendo con quella maestra. Avete visto che cosa ha fatto? Non lo batte nessuno. Scommetto che ti piacerebbe fare ancora il bagno insieme a lei. Che cosa? Spero tu voglia scherzare. Ti ricordo che sono già in terza media. E ti piacerebbe mangiare ancora la torta insieme a lei? Non è vero. E come se è vero? Non lo è. Sì che lo è. Ti dico di no. Sei ancora troppo piccola, Kanzaki. Posso capire che ti sia difficile fidarti del prossimo, però continuare a tormentarsi per ciò che è successo in passato e non divertirsi nel presente è un peccato. Avanti, non serve a un bel niente continuare a tenere quel muso. Tirati su e comportati per quello che sei, una mucciosa delle medie. Ascolta, Kanzaki, bisogna andare avanti con un bel sorriso. Molto bene, la lezione speciale di Eikichi Onizuka è terminata. Professore? Eh? Mi insegneresti ad andare in moto?